Si preannunciano infuocati questi altri 14 giorni di campagna elettorale nella città di Angri. Dopo il primo turno e il conteggio dei voti scattano i ricorsi. Questa mattina a Palazzo di Città c'erano i carabinieri, sono stati avanzati dei dubbi sul conteggio dei voti appunto nelle diverse sezioni, ma c'è qualche dubbio anche sulla composizione della commissione elettorale. Intanto i due candidati alla poltrona di primo cittadino, l'uscente Pasquale Mauri e Cosimo Ferraioli, proseguono la loro campagna elettorale per la conquista della fascia tricolore. Entrambi escludono l'ipotesi di un apparentamento. Non credo che è possibile fare apparentamenti, perché credo che le coalizioni innanzitutto devono essere omogenee, devono partire da una condivisione di programmi, e quindi questo non è possibile costruirli in pochi giorni. Quindi solo chi vuole fare una cozzaglia di interessi contrapposti può pensare ad un apparentamento, ad un accordo politico. Noi andremo avanti per la nostra strada e ci rivolgeremo più che ai candidati sindaci, agli elettori che sono in grado di valutare le proposte che stanno in campo. In questi 15 giorni vorrà già presentare la squadra che l'affiancherà se dovesse essere riconfermato, o lascerà ancora qualche sorpresa dopo la rielezione? Non credo che presenterò la squadra, perché la squadra va concordata alla fine del percorso con tutti coloro i quali hanno contribuito alla vittoria. Ci sono state nella coalizione che l'ha sostenuta delle persone che hanno conquistato davvero tantissimi voti, la prima l'ex assessore alle politiche sociali Mariella Russo e poi Dauria, insomma i suoi fedelissimi hanno conquistato l'elettorato. Non credo che tutti i miei consiglieri uscenti hanno avuto un enorme successo elettorale, questo dimostra che abbiamo lavorato bene e quindi sono stati premiati. Tutti i consiglieri comunali uscenti sono stati premiati, quindi questa è la dimostrazione che abbiamo ben operato e la città e gli elettori hanno apprezzato questo loro posto in campo, e oggi possiamo sulla base di questi risultati guardare al futuro con grande prospettiva. Partiamo dal risultato del primo turno, sicuramente soddisfacente per lei che arriva al ballottaggio e tra 14 giorni sarà sfida faccia a faccia con l'ex sindaco. Sì, io direi di ritenerci assolutamente soddisfatti, atteso che era l'obiettivo principale quello del ballottaggio. Credo che ci siamo arrivati in perfetta forma, diciamo, nel senso che tutte le tabelle sono state rispettate, ma credo anche che sia opportuno evidenziare che la volontà popolare in qualche modo ha sfiduciato il sindaco uscente, proprio perché la maggioranza degli elettori, sommando i voti della nostra coalizione, di quella di D'Ambrosio e di Pina D'Antuono, ha espresso questa volontà. Questo mi sembra un dato forse sensibile, e quindi è opportuno rilevarlo. Un dato importante anche per lei, perché lei ha fatto da traino alle sue liste, ha preso quasi 5 punti percentuali in più rispetto alla coalizione. Beh, questa è una ulteriore soddisfazione, quindi la nostra scelta è stata giusta, la costituzione della coalizione è altrettanto giusta, e adesso speriamo nel voto popolare per il 14 di giugno. Con gli esclusi dal secondo turno imposterà un dialogo, ci sarà possibilità di apparentamento, come vi muoverete? Dunque, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di dialogo, e questo mi sembra doveroso, nel senso che così come siamo partiti con la costituzione di una coalizione fondata sul principio della liberazione di questa città, così continueremo con l'apertura a tutte le forze politiche e sociali che si rispecchiano in questo programma, su punti programmatici o anche su punti politici naturalmente. Apparentamento sì o apparentamento no? Io non so se sia opportuno dal punto di vista strettamente politico-amministrativo l'apparentamento, perché significa regalare dei consiglieri all'opposizione. Per cui ritengo che sia più naturale, poi ne discuteremo anche con i componenti delle liste, discutere su aspetti politico-amministrativi e quindi di carattere programmatico. Lei presenterà la sua squadra già durante il ballottaggio o dovremmo aspettare l'esito delle urne? Credo che ne discuteremo in questi giorni con i rappresentanti delle liste e faremo una discussione anche in questa direzione. I veleni non sono mancati nella prima fase della campagna elettorale, qualcuno ancora c'è, perché si parla di ricorsi, di insomma sospetti sull'andamento delle elezioni. Ma queste cose sono diciamo mezzucci per gli uomini poveri. La cosa che ha fatto tanto male è aver voluto colpevolizzare un mio collaboratore che da 6 mesi presta la sua opera all'interno dell'ufficio elettorale, perché abbiamo fatto risparmiare all'ente 20.000 euro di consulenza all'esterno, e quindi oggi tacciare quella persona, un bravissimo ragazzo, come qualcuno che potrebbe porre in campo qualche cosa di nefasto e qualche cosa che amareggia, fa male,
e che non fa bene a nessuno, fa bene solo a chi vuole un po' di notorietà, buttando fango su persone che non meritano. Questa è la cosa che più mi amareggia e mi fa stare male, perché al di là della politica esiste il rapporto personale e il rispetto delle persone. E per me questo concetto è stato alla base della mia vita e continuerà ad essere alla base della mia vita. Ci sono denunce stamattina ancora qui, ci sono i carabinieri, c'è qualcosa che non torna anche su quello che è stato poi lo scrutinio finale, l'esito dopo l'apertura delle prime urne? Cosa non vi convince? Dunque, io credo che la prima cosa inopportuna evidenziata è la composizione anche dell'ufficio elettorale, che ha visto la presenza di alcuni componenti dello staff del sindaco. Mi sembra alquanto inopportuno, poi non so se è una costituzione di ulteriori elementi, ma di sicuro è una scelta inopportuna. Per quello che riguarda poi invece l'analisi dei voti materiali, quindi dei registri e delle tabelle di scrutinio, adesso si insedia la commissione e vedremo. Noi faremo presente alcuni aspetti che non ci sono stati molto chiari, poi saranno loro a verificare e valutare opportunamente quello che è successo. Noi non facciamo denunce se non ci sono gli elementi, assolutamente, però evidenziare alcuni aspetti che sono alquanto strani e inopportuni credo che sia doveroso.